Ho la famiglia qua, ho i miei figli che vengono spesso, sempre, e quindi ormai sono stato adottato da questa città e quindi mi sento, non dico aretino a tutti gli effetti, però ci vengo sempre molto volentieri. È stata la serata dei grandi portieri dell'Arezzo al Museo Amaranto, soprattutto con la presentazione del libro A mani nude, raccontato da Fernando Orsi e dal figlio Gabriele. È stata anche l'occasione per raccontare i bei tempi trascorsi con la maglia Amaranto per Orsi, con ben 125 presenze, due volte vincitore del Cavallino d'Oro. Quando fai il lavoro che ti piace, fai lo sport, fai il calcio, sei in una città che ti vuole bene, giochi a livelli importanti, non ci possono mai essere cose brutte. Anche una retrocessione non è mai brutta, perché fa parte della tua professione. Noi abbiamo subito una retrocessione, però alla fine fai il tuo mestiere, fai quello che ti piace, stai in una bella città, e quindi nella vita io ho sempre detto che noi giocatori, quando ci dico andiamo a lavorare, io allargo gli occhi e dico: beh, lavorare è un parolone, altri hanno lavorato, noi abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo fatto un lavoro che dove ci pagavano, c'era lo sport, e quindi parlare di lavoro no, ci siamo sacrificati, e quindi in un ambiente dove ti vogliono bene, dove fai dello sport, è sempre bello. Menchino Neri è un fratello, Andrea Mangoni, Stefano Butti, e quindi tutta gente, che Rosario Sasso ogni tanto vedo, quindi tutti i ragazzi con i quali quando vengo qua cerco sempre di condividere qualcosa, dei bei ricordi ma anche del presente. E quindi sono ragazzi per bene, sono veramente ragazzi per bene, quindi quando io torno qua mi sento a casa, mi sento in famiglia. Ma erano tanti gli ex portieri Amaranto presenti, da Rigucci a Tardioli, da Fabbri a Mariutti, da Garbinesi a Roberto Rossi, Braconi, Martinelli, Squarcialupi, Barberini, Mauro Rossi e infine, in un ponte tra passato e presente, Alberto Pelagotti. Per ora al momento è strabiliante, stiamo facendo veramente bene, ora dobbiamo cercare di continuare così, perché il sogno è vincere, quindi dobbiamo cercare di portare avanti quello che è un po', insomma, è diventato un po' il pallino di tutti, cercare di portare l'Arezzo in Serie B. Per ora, non per essere presuntuosi, però per ora squadre che giocano bene come l'Arezzo per ora non ho vista nessuno, soprattutto dal mio punto di vista, perché la mia visuale è diversa da un giocatore, quindi essendo in porta vedo bene le partite, quindi posso tranquillamente dire che come gioca l'Arezzo per ora non ho trovato nessuna. Dobbiamo giocare ancora contro Entella e anche qualche altra squadra, insomma, che è lassù in cima, quindi vediamo un attimo quello che sarà. Però, da come mi hanno detto, l'Entella per ora è forse la squadra più attrezzata per vincere questo campionato. Poi le altre ce la possiamo giocare veramente fino alla fine. Io dico che non ho paura di nessuno, quindi siamo pronti ad affrontare anche l'Entella per cercare appunto di fare quel miracolo, perché sarebbe un miracolo, e vediamo. I sogni, si sa, sono fatti per essere realizzati.